L'Università di Trieste ha ospitato la conferenza Contributi per una neuropsicologia dell'esperienza religiosa, in pratica un'analisi del fenomeno religioso collegato alla psiche. Sentiamo. Una ricerca durata oltre 10 anni e in continuo aggiornamento per cercare di spiegare la neuropsicologia dell'esperienza religiosa. Il professor Franco Fabbro, ordinario di neuropsicologia all'Università di Udine, ha presentato il suo volume dedicato proprio a queste ricerche nell'ambito del dibattito promosso dall'Istituto Gestalt di Trieste. Paolo Baiocchi, psichiatra e direttore dell'istituto, ha introdotto l'argomento e poi Fabbro è entrato nei dettagli. La neuropsicologia studia tutti i fenomeni psichici dell'uomo a livello del sistema nervoso, descrivendo le connessioni tra corpo e psiche. Le ricerche presentate nel corso della conferenza si sono incentrate sulla sfera del sacro e in particolare sui fenomeni di estasi e beatitudine su cui si impernano le tradizioni spirituali, esaminandole con rigore metodologico e cercando di spiegare l'esistenza negli esseri umani di circuiti cerebrali coinvolti nell'esperienza mistica. Sono state illustrate le tecniche mistiche dello sciamanesimo, dell'induismo, del buddismo, nel cristianesimo e in tutte le religioni antiche, evidenziandone alcuni tratti comuni, tra cui il frequente uso di alimenti sacri per indurre l'estasi e la trance. Sono state affrontate anche tra epilessia e religiosità e tra malattia, guarigione e spiritualità, analizzando anche i casi famosi come quello di Fedor Dostoevskij.